Al via sulla 7 la sesta stagione di Propaganda Live. Diego Bianchi conduce una prima puntata che sintetizza tutti gli ingredienti più significativi del suo show, dal servizio in Ucraina di Francesca Mannocchi ad un reportage sulla politica da lui firmato, dagli ospiti musicali all'immancabile satira. Scopriamo le anticipazioni della serata. Anticipazioni Propaganda Live, venerdì 9 settembre, giunto alla sesta edizione, Propaganda Live è ormai da tempo un'alternativa ai talk show d'attualità più rigidi e formali della nostra televisione. Diego Bianchi è il padrone di casa di un programma che ha importanti tematiche d'attualità e reportage di assoluto valore alterna momenti distensivi, tra satira e musica. Nel corso della prima puntata Francesca Mannocchi, tra le punte di diamante della 7, propone un servizio realizzato in Ucraina, con racconti di vite spezzate dalla guerra attualmente in corso. La giornalista ha incontrato volti e voci che avevamo già visto nel corso della prima fase del conflitto. Come è cambiata la loro vita? Che aspettative hanno adesso? Vedremo inoltre un reportage firmato da Diego Zoro Bianchi, che sintetizza l'estate appena trascorsa, tra la caduta del governo Draghi e l'annuncio delle elezioni di settembre. Gli ospiti della puntata di questa sera, come da tradizione, Propaganda Live riserva uno spazio agli ospiti musicali. In questo primo appuntamento stagionale Zoro introduce i Neri per Caso, il gruppo a cappella vincitore nel 1995 della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, e il rapper ucraino Slava, che presenta una canzone che affronta in chiave ironica il tema dell'identità delle seconde generazioni. Ad arricchire l'orchestra di Propaganda ci sarà la cantautrice Marina Rei. Tornano inoltre tanti volti noti del programma: Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Costanze Reuscher e Paolo Celata. In più la performance dal vivo di Andrea Pennacchi e la satira di Maccox. Dove vedere Propaganda Live stasera in TV, venerdì 9 settembre, Piazza Pulita va in onda oggi, 9 settembre, alle 21:15 sulla 7. Il programma è inoltre visibile in streaming sul sito ufficiale della rete. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.